Quindi, la pimpa, la lucciola luce l'abbiamo visto. La pizza gelato, le primizie dell'orto. Gita in Australia, è figo. Gita in Australia, dai. Sempre bello scoprire nuove cose con la pimpa. Qualcuno può donare anche solo un euro, così facciamo rosicare i boschi che come uno sfigato starà ancora guardando. Anche solo un euro, 100 bits, 5 euro, 20 euro. Si va a letto? Wow! Una gita in Australia. Grazie del 1 bit, Michele97, ti voglio molto bene. Cosa succede? Che cosce incredibili. Nick Jim, grazie per l'abbonamento. Grazie mille. Che paura sta puttana può. Un seghino, si sta facendo un seghino, sì. Dove vai? Orca Madonna. In Australia. Ah, ok. Non credo che riuscirai ad andarci in bicicletta. E se ne va, non sta zitto, stronzo. Arte. Arte e non c'è niente da dire. Bitmurva, ti mando un grande bacio. Grazie del primo abbonamento al canale e grazie dei bits dei Fake Loris. Grazie, grazie, grazie. Non funziona così, Pimpas. Questo è già leggendario, Poteva anche dirmelo che c'era in mare. eh? Ma l'hai visto, cioè hai avuto molto tempo per vederlo e ti sei gettata anyway. Vai. Ti scoppiano, sei finita. Stiamo arrivando. Eccola laggiù. L'Australia. Certo, un cazzo di boomerang. Oh! Prendilo, se un... Ce l'hai con me, tu? Sì. No. Perché? Vieni, ti aspetto a riva. Può succedermi questa cosa una volta sola nella vita e sarei felice per sempre. Io sono il boomerang. Sei la benvenuta. E voli sempre sulla testa della gente. Sì. Se qualcuno mi lancia, io volo e torno indietro da solo. Prova a farlo anche tu. Torno più. Vado a cercarlo. Mi sto per mettere a piangere. Figlio di puttana, che cazzo hai detto prima? Perché non sei tornato? Perché non hai saputo lanciarmi bene? Ha ragione, non è mica facile, sai. Porca puttana. Perché tu sei capace? Sì. Ma non ho nessuna voglia di uscire dal marsupio di mia mamma. Comunque, non per pompare la pimpa, ma lei ha pompato le due ruote per rendere una bicicletta capace di attraversare i continenti, cioè di andare da un continente all'altro in acqua, quindi lanciare bene un boomerang sta veramente sotto le sue skill, se posso difenderla. È gigantesco.
Hai visto? Sei bravissimo. È ora che io... Ci salutiamo così da oggi in poi, per sempre, tutti. Ti diamo un passaggio io e la mamma. Wow. Salta da un continente all'altro? No, se arriva a piedi mi incazzo. Ciao. Ah, ok. Certo, ora ha imparato la skill razziale austriaca. Australiana, scusatemi. Quella è un po' diversa. Voilà. Giochiamo al canguro. E come sarebbe? Praticamente tu me la butti nella figa e io salto finché non vengo. Così, guarda. Stavo scherzando, puttana madonna. Stavo scherzando. Cosa? Cos'è successo? C'è stato un frame un po' strano. Che cos'era? No, 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 devo capire cos'è. Meno due? Meno due cosa? Meno due cosa? È stato messo il 9 settembre questo episodio della pimpa? Meno due? No, adesso... Quando è andato in onda questo episodio? Quando è andato in onda? Che paura! Non c'è niente da occhialinare, Pimpona, veramente. Niente. Non sapremo mai perché. Bro, primi anni 2000, mi sa. Data di messa in onda, 15 gennaio 1980, ok. Cosa succede? Mi sa che Wikipedia ha questa funzione di vedere cosa è successo il 16 gennaio. Ah no, il 17, visto che era meno 2, certo. Sabinks! Rieccoci qui a guardare la pimpa pepupipipipupunepewepe alle 2. Sì, facciamo questa cosa che hai detto. Una giornata speciale. Ah, è un super episodio la giornata speciale. Dura veramente un casino. Tu. Pimpa top content. Terribile. C'è così tanta scena. Oh merda. Fa freddo orsetto italiano. Ah, fa freddo orsetto, devo smettere di mettere italiano com'è. Presto, presto! No, oh, cazzo. Grazie. Pure io avrei questa... Pure io avrei fretta a farmi trafiggere dai piedi della pimpa. Beate, sì. Oh. Ciao! Cos'è successo? Sono caduta dall'albero! No! No! Non piangere, ci penso io. Non dare... Ti è caduta questa, Gigi? Gigi? Mi sono cadute tutte, con questo freddo. Non puoi ospitarla tu fino a primavera? Certo,
Vieni. Stanno tutti malissimo. Greta Ray. Stiamo guardando la pimpa. Ti va di guardarla con noi? Ecco, qui puoi dormire al calduccio tutto l'inverno. Secondo me la pimpa sarà un po' preparato prima. Cioè, nessuno ha un cuscinetto messo da una parte dentro il cassetto. Drark 95. Un mese e facciamo un anno assieme. Alcune relazioni durano anche molto meno. Parla ancora e ti distruggo. È finita. Che freddo. Palesemente una finta. Qui ci vuole il maglione. Beh. Andrò a mostrarlo. Io lo sapevo. Io lo sapevo che dall'altra parte dello specchio c'era un mondo parallelo con un'altra pimpa. Io lo sapevo. L'agnellino. Cioè, lei non arriva accelerando, lei arriva frenando. Bezzabel trattino basso ha donato 2 euro. Posso consigliare Salad Fingers dopo la pimpa? Data l'ora ci sta secondo me. Ma lo so a memoria, Salad Fingers. Ma cos'ha tutto quanto oggi? Ciao, sono venuta a trovarti. Entra. Che bel maglione che hai. È stato fatto con te. Grazie. È fatto di lana, però è colorato. La mia lana è bianca. Non vedi correlazione? Ne vorresti uno uguale? Sì. Ci penso io. La 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 la. Adesso dobbiamo filarla. Fa presto che ho freddino. Adesso troppe informazioni una volta sola. I colori. Ecco, ecco, ecco fatto. Sbrigati, pimpa. Provalo. Merda. Sciarpetta. La porterò all'orsetto. Ciao! Ciao! È andata là, ha fatto un maglione e se n'è andata. Ehi! Oh. Orca madonna! Morta. Fine della pimpa? Oh, che bella! È per te. Correvo per venire a regalartela. Grazie. La lana è dell'agnellino, però. Cosa stavi facendo? Stavo saltando la corda. Vuoi fare una gara? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poff! Tocca a me! Poff! 21, 22, 23, 24, 20. Ehi! con la prima nota del pianoforte! Che paura! 21, 22, 23. Stranissimo. Si è addormentato in mezzo ad un salto, signora Orsa. Fa sempre così quando arriva l'inverno. Dorme fino a primavera. Scusami un attimo. Fa sempre così quando arriva l'inverno. L'hai spellato? Dorme fino a primavera. È il letargo. Prendi questa. A lui non serve. E fuori nevica. Grazie della sciarpa. Ciao, famiglia Pigrotti. Pigrotti. L'orsetto è fortunato. Dorme tutto l'inverno. Perché è fortunato? Perché non ha bisogno di guardare la tua faccia di cazzo, Armando, e sentirsi giudicato ogni singola cosa che voglio fare. Ecco dove sta, dove risiede la fortuna del pigrotto. Eccola. Non devi andare a scuola. Si vede che ci andrà d'estate, allora. Allora non è tanto fortunato. Ciao.
Sogni d'oro, Pimpa. Buon letargo anche a te. Non vanno in letargo le foglie. Non lo so, mi ha messo... mi ha tolto il respiro nella maniera negativa questo episodio. Velocissimo, pieno di alti e bassi. Strano, strano. Pimpa a spasso con la TV? Cosa... una gita nel deserto italiano. So che non c'è scritto italiano, ma volevo dirlo io. Alla mattina salta dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, sveglia le viole. Questa era la OG sigla. Questa è la OG sigla. Sveglia le viole. Roxy Wolf, grazie. 3, 2, 1. Alla mattina in cucina saluta Armando, esce correndo, sveglia le viole. Bellissimo. Dio cane 303. Un sacco di amici. Ma molti di loro saranno fake amici. 303 sono molti, sì. Ehi, voi, lassù! Dico a voi, nuvoloni! Cosa dici? Non sento! Volete smetterla di piovere? Non sento! Aspetta! Sali! Porca! Questo qua, allora, da questo frame qua... Sali! Allora, da questo frame qua, la pimpa è morta e tutto quello che vediamo adesso è un fever dream pre-morte. Sapete quando si allunga il tempo e tu stai per morire? Adesso quello che vediamo da ora in poi è un sogno, la pimpa qua muore. Quindi prepariamoci a vederne di cotte e di crude. Più cotte, visto che è stata fulminata. Non potreste andare a piovere da qualche altra parte? Mi dispiace, ma non possiamo muoverci da qui. Abbiamo un'importante riunione. Allora me ne andrò in un posto asciutto. Anzi, asciuttissimo. Uguale. Ciao, Aliante! Capito? Ciao, bella! Mi porti nel deserto? Perché? Perché lo dico io! Perché là non piove! Ma il cielo è nuvoloso! Non ti preoccupare! Sopra le nuvole c'è il sole! Il prato è pieno di pozzanghere! Come faccio a prendere la rincorsa? Che palle che sei, Aliante! Ci penso io! Sono gli stivali di Armando. Con questi andrà benissimo. Sono gli... cioè, mi piace. Cioè, stavolta non solo se ne sono andati, ma si sono appiccicati perfettamente all'Alianza. Sono gli stivali di Armando. Con questi andrà benissimo. Si incazzerà da morire. Certo. La bimpa non ha detto di nuovo, qualche dubbio. Cioè di sì. Stiamo arrivando. Fai schifo. Benvenuta, straniera. Non penso che sia peggio di mettere il ginocchio sopra a quel nero famoso che è morto. Come si chiama? John Freeman, come si chiamava? George Floyd. Cioè, questa è veramente una delle cose peggiori che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Vuoi tu la guida? Molto piacere, chi sei? Il cammello Camillo, salta in grappa. Il cammello Camillo. Con molto piacere, chi sei? Il cammello Camillo, salta in grappa. Salta in grappa.
Devo fare provvista d'acqua perché il deserto è asciutissimo. Sta zitto. Ben, andiamo. Bene un cazzo, Pimpa, è tutto strano. Sai che la tua gobba è proprio comoda. È fatta a posto. Però che caldo che fa. Mettete questo in testa. Sarà anche un faccia di merda, Camillo, ma è bello resourceful. Scusa? Vuoi fare una cosa? Come facevi a galoppare se hai due mani che escono dalle ali? Forza con me, con piacere, dai via! Lo struzzo è uno degli animali più veloci del mondo. Mi dite questa linea di flauto? Senti la musica. Corri forte tu. Che emozione dovrebbe portarmi? Mi ha insegnato mio papà, ma adesso non vuoi. Non farmelo conoscere. Mannaggia. Signor Struzzo. Vado a fare. Gliel'ho del truzzo? Signor Struzzo. Ha detto truzzo. Vado a fare. Sono occupato. Vedi. Aspetta un momento. Anche sei. Che paura mi hai fatto? Non potevano doppiarlo? Mi insegna a correre fortissimo. Va bene, parti. Alza le zampe davanti. Forza, allunga le gambe. Oh mio Dio. Sei proprio un bravo maestro di corse. Corri col tuo bambino adesso. Devo tornare a casa. È meglio se ti faccio un po' d'ombra. Grazie. Non potevi farlo all'inizio, schifosa nuvola. L'aereo non c'è più. E io come faccio? Ti porto io! Scusami un attimo. L'aereo non c'è più. E io come faccio? Ti porto io! Questa cosa è fuori di testa. Sono stata nel deserto. Cosa? Perché? Perché là è asciutto e qui era tutto bagnato. Cercavo i miei stivali. Sono nel deserto, ma torneranno presto. Non funzionano così gli stivali, Pimpa. Li ho persi, ora dovrei ricomprarmeli. Da soli? No, con l'aliante. Speriamo che facciano presto. Buonanotte, adesso. Che paura. Va bene, io direi l'ultimo e poi giochiamo. Le scarpe di Armando. C'è questa ossessione con cosa Armando mette ai piedi. Lo scimmiotto e il leone. L'aeroplanino. L'ape e il battello. Un viaggio in Africa, già l'abbiamo visto. Sulla spiaggia. Ah dai, finalmente va da qualche parte con Armando, che è un sedentario di merda. Sei una grande, Pimpa. Merda! Armando, vuoi giocare con me? Ora no. Non lo vedi che sto leggendo? Allora ridammi la palla. Minchia, gli erotti coglioni, Pimp, non voleva dirtelo, è gentilissimo con te. Oh, oh! Sono un buon portiere. Sei un mostro. Vuoi giocare con me? Para questa, allora. Merda, non imbrogliava.
5 minuti di questo, per favore. È proprio bravissimo. Prova a tirare più forte se puoi. Ti prego, distruggilo. Pimpa, brava. Rovesciata. No, l'ha scoppiata il cesso. Mi dispiace, si è rotto. Non fa niente, lo userò come cuscino. Così posso prendere il sole. Oh merda, Tanned Pimpa? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono diventata tutta rossa. Mi presti la crema solare? Quel che fatto è fatto, Pimpa. Minchia, se non vuoi andare al mare, Armando, basta dirlo, ciccione. Ma che cazzo... Che sexy. No, 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 no. Mi piaceva un sacco prima. Cammino sempre all'indietro, eh? Non mi pare molto comodo. Possiamo smetterla di dare originalità, cioè nazionalità agli animali, please? Giusto. No? Giusto. Non vedo mai dove vado e perdo sempre la strada io, eh? Allora ti porto a casa io. Non porta... Dove abiti? Laggiù, in un castello di sabbia, sai? Che culo stare sopra il culo di, della pimpa. Eccoci arrivati. Vieni a far merenda? Con molto piacere. Brava. Bellissima la casa di sto tizio. Questa è la pimpa, papà. 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 Ha molta fame. Eccoti un bel piattone di alghe. Spero che ti piacciano. Sono davvero buonissime. Ma perché non inghiotti? Ti sei messa a fare il gambero adesso? Sì. Perché i gamberi camminano all'indietro? Perché sono fatti così. Che bella spiegazione. Già, coglione. Vuoi che giochiamo a pallone? Alexa, perché i gamberi camminano all'indietro? Tradotto da stringernature.com. Come parte del suo repertorio di comportamenti difensivi, il gambero di fiume, Procambarus clarki, può rispondere a stimoli tattili o visivi leggermente minacciosi provenienti dalla parte anteriore del corpo camminando all'indietro. Quindi un meccanismo di difesa. L'ha bucato il mio amico con le unghie. Le ha molto lunghe. Sono Kele, Kele. Certo, è un granchio. Però lui è un bravissimo portiere. Non c'è un cazzo da occhialinare. È una considerazione. Non c'è niente da fare l'occhiolino. Non lo so, ragazzi, la pimpa di oggi mi ha spompato. Un bravissimo porchiere, vabbè. Basta pimpa.